Gli ultimi casi di cronaca verificatisi all'Umberto I lasciano perplessi tanti utenti che quotidianamente chiedono assistenza alla struttura sanitaria di Nocera Inferiore. Problematiche all'ordine del giorno con cui si confrontano i vertici ospedalieri. Quello che è accaduto negli ultimi giorni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lascia sconcertati e fa sorgere numerosi interrogativi. Diverse le morti sospette avvenute in corsie su cui sta indagando la magistratura, ma anche la forte carenza di personale, in particolare al pronto soccorso, che ha costretto addirittura i medici a denunciarsi in autotutela. Il nosocomio è indubbiamente nell'occhio del ciclone, ora sembra attirare pure le attenzioni della politica. Nei prossimi giorni potrebbero essere inviati degli ispettori ministeriali. Le criticità infatti sono arrivate anche ai piani alti del Parlamento. Sicuramente se ne sta interessando la direzione commissariale. A Vianizia e Salerno si starebbero studiando misure di potenziamento con la messa a punto di alcuni avvisi per la selezione di medici per il pronto soccorso. Non attività tampone come è avvenuto negli ultimi giorni, ma adeguamenti strutturali del personale che consentiranno di gestire le attuali emergenze e fronteggiare al meglio l'organizzazione dei turni con l'avvento della primavera e soprattutto in vista del periodo estivo. Domenica il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio aveva ammesso che la situazione era molto delicata. Non riusciamo a fare i turni di base e un improvviso congedo per malattia ci mette in ginocchio. Allo stesso tempo aveva aggiunto, se mi danno il personale riusciremo a dare beneficio e appropriatezza a tutta la struttura. La svolta dunque potrebbe essere vicina e l'arrivo degli ispettori ministeriali rappresenterebbe una spinta in più a fare meglio. Intanto, oltre all'inchiesta della magistratura, è stata disposta pure un'indagine interna per capire cosa è accaduto sabato, quando è morto il 37enne scafatese Raffaele Granata.